আমাদের জন্য আজান হলো, আমাদের এখন সুন্নত নামাজ আদায় হবে, তারপরে এখানে জুম্মার নামাজের আয়োজন। আমি অনুরোধ করব নামাজের পূর্বে আমাদের যেহেতু সেন্ট্রাল পলিটিক্যাল একটা দলের সঙ্গে একজন সেক্রেটারি আছেন, উনি আমাদের সম্বন্ধে কি বলে সিরোরে siete pregati di dire due parole per riguardo la nostra manifestazione e di riguardo diritti di culto e diritti della fede. Grazie. Innanzitutto ricordo il saluto, l'affetto, la solidarietà da parte della democrazia cristiana. Noi siamo ci battiamo per una società multietnica nella quale devono convivere le realtà diverse, sociali, religiose. Non è possibile immaginare di porre un'equazione per cui l'Islam è uguale terrorismo. È un concetto abietto che noi rifiutiamo con tutta la nostra forza. La religione non può essere mai strumento da utilizzare per dare un senso ignobile al terrorismo. La religione crea amore, solidarietà, rispetto per tutti coloro che non la pensano come noi. Questa è la democrazia. In particolare, l'opera che i musulmani e i cristiani stanno facendo ormai da anni è quella di dare un senso e una prospettiva che bene si abbevera della luce della religione per ipotizzare un sistema diverso, una società, un livello di vita più adeguato alle esigenze e all'aspettativa della nostra gente. Siamo italiani, tutti, e dobbiamo essere con orgoglio, vivendo quei sentimenti veri
solidarietà, che ci uniscono, che non creano barriere. È per questo che io non riesco a dimenticare, ed è un motivo in più perché sono qui, al di là di ciò che rappresento, una frase della detto stampa di quel presidente che non voglio neanche nominare e che non gli voglio dare pubblicità. Questa persona si è permessa di dire italiani colpevoli, non lo dimenticherò mai. Sono queste cose che danno stimolo al terrorismo, sono questi comportamenti che danno un senso a un estremismo e una violenza che non è mai giustificabile, che è contro le nostre religioni, che è contro il nostro pensiero di umanità e di una società che deve crescere insieme e deve arricchire il tessuto collettivo della società. Questi sono i valori che ci uniscono, questo è l'impegno che come Democrazia Cristiana vogliamo portare avanti, rispettando le tradizioni di un passato che ha creato e ha voluto questa società multietnica, perché l'ha concepita come ricchezza, non come un problema. Attenti a quelle che sono le lucine elettorali di coloro che non vi hanno mai rispettato e vi hanno sempre combattuto. Noi abbiamo un passato e una storia che porta noi a fare queste battaglie, a credere a queste battaglie, insieme, per il bene del Paese e il bene della nostra società. Vi ringrazio.